Monica, tu sei più basso. Bene tutti. Ciao! Chini, per favore, io non vedo come sono perfettamente io. A Natsuki servivano le proteine. Dagli la barretta. Mi serve anche, penso, un buon ortopedista. È un passaggio molto, molto, molto. Anche molto. Dall'oculista, anche perché credevo che era una congiuntivite un po' grave quella. Come sta andando la scrittura? Penso bene. Allora, penso bene. Lo prenderò come un sì. Finché non sta andando male. Oh, Simo, vuoi guardare la storia? Ok, è rimasto. Col gioco con What me? What should I do with... È quello che si chiede quando dico a chi lo devo mostrare il mio poema? Ah. Non pensare mai. Ah già. Sono felice che tu ti stia applicando. Magari dovrai fuori col tuo capolavoro. Ah, non lo sai mai. Ho scritto oggi, va bene, dal mio poema. Va bene. Grazie. Non mi ti prego! Non lo scrivere in cirillico e poi ti puoi storcere tu le braccia, le gambe, non lo so, ti gira il contrario a te. È già successo. Buon lavoro. Stavo facendo la mia testa, molto, molto metaforico, no? Così profonda, ti droghi! Sì, questo è quello che mi dicevi quando facevo il poema, di tutto per gli sì. Ma io ripeto, non ho fatto il poema per gli sì, ma posso fare un'osservazione? Se quella cosa lì abbia tutto andato tutto? Tipo, non ci hanno deviato sulla rotta di Yuri di prepotenza, secondo te? Non è possibile, è l'unica spiegazione. Sì, effettivamente. Se è troppo stimolato, finisce col divagare e cercare del tempo per se stesso. La porta si apre, Yuri! Sono tornata. Non sono perso niente, no? In sì, ti sei perso qualcosa. Comunque, condividendo i pari. Non avresti voluto vederlo, no. Siamo seri, dopo quello che è successo ieri, poi. Di già? Mi spiace per essere tardi. No, non c'è bisogno di scusarsi. Abbiamo parecchio tempo, quindi... Tutto tanto che vuoi. Ah, ok, va bene. Grazie, Mike. Ma comunque, vuoi leggere il mio poema adesso? Ok. Sì, mi lo... Ok, non era scritto così saggio, non era in caps lock. Questo era beautiful colors. I colori non si fermano, luminosi. Beautiful colors. Flashing, expanding, piercing. Manca una I. Flashing, expanding, piercing. E qua uguale, rosso, verde, blu. Un'infinita cacofonia. E qua manca una E. Cacofonia. Cacofani, tra l'altro. Manco la O. Cacofani. Ah, volevo si scrivesse cacofonia. No, ma è in inglese così. Di infinito rumore. Il rumore non si ferma. Il rumore non si ferma. Mi hai fatto cagare. Grating of waveforms è uguale. Squeaking, screaking, piercing. Seno, coseno, tangente. No. Seno, coseno, tangente. Come giocare? Va bene. Come giocare? Questo è come giocare con un coltello su una gabbia toracica che sta respirando. Un infinito poema di. Senza senso, cancellala! Scusa. Dio santo! Si riferisce palesemente a Yuri. Eh sì. Cioè no, secondo me... Non farmi male! Eh sì, vado dentro! Non funziona che l'hai fatta! Però ti sei trattenuta, mi fa piacere. Molto meglio che... Quindi sapevo che era molto astratto, sì molto astratto, mi sono detto di cancellare Yuri proprio dalla faccia della terra. Di giocare con un coltello su una gabbia toracica respirante. Stavo solo provando, non importa, non ha scopo spiegare. Comunque, ok. Uccidila! Una decisione difficile, quando succede non dimenticare di salvare il tuo gioco, non sai mai quando... a chi sto parlando? Puoi sentirmi? Sta parlando a noi giocatori. Puoi sentire, sta parlando a noi. Sta parlando a noi giocatori, non a Kirito. Sta parlando a noi. E io non rispondo. Ma va. Rola, l'aveva già detto. Stava parlando qua. A noi. Sì, ovvio. Non rispondo, no, mi fai pena però se fai quella faccia. Va dentro. Ecco il mio consiglio per oggi. Grazie per aver ascoltato. Perché sì. Cioè, siamo noi giocatori ad aver detto sì ovvio, ti sentiamo. Ce l'hai là, questa cosa è geniale. Mentre la quarta parete no, siamo oltre ormai. Siamo al muro di Berlino. Perché? Ho aspettato questo, vediamo cosa è scritto per oggi. Yuri sorride con... profondo. Cosa? Mi piace solo tenerlo stretto. Eh? Ah, intendo!
Guerra è uscito bene! Sì, guarda un poema! Ci sono alcune cose su cui avresti potuto lavorare, ma non importa. Sembra che niente... Ah, sembra che qualsiasi cosa che tu scrivi sia un tesoro. È uscito un po' strano quello, non è così. Cioè, quella frase. Andiamo avanti. Ecco il poema che ho scritto. Sei normale. Non ti deve piacere o niente. Mi sembra... completamente. Scusa, perché c'è una macchia che si muove mentre sposto? Ma è il tuo computer o...? No. Sì, certo, il mio computer, adesso, Va bene che non... No. Ruota. Una ruota che ruota. Che? Cambiando angolo, scivolando. Falling Skies. Non c'è la musica? Sì, lo so. Porta il tuo... Un portale per un altro mondo. Una corda... legata a una corda più a una corda sottile legata a una corda più grossa, praticamente in serpenti che prendono il tempo, se lo mangiano, no? con gli occhi degli umani. Una connessione a tutti una connessione che c'è vi... tra tutti gli occhi degli umani, un telescopio. Dio santo, Madonna, che cazzo è? Un cielo di stelle esplodenti. Dio disapprova l'esistenza di Dino. Cosa? Dio disapprova l'esistenza. Una sedia, che una ruota che ruota in sei dimensioni. Così. 40 anni. Ticchetta un secondo per ogni rotazione del pianeta. Un orologio che ticchetta 40 volte ogni volta che ticchetta ogni secondo. Cosa? A bolt head. No, ogni seconda volta. Ah no, un orologio che ticchetta 40 volte ogni... volta ticchetta ogni seconda volta. No, quindi ogni quanto ticchetta sto cazzo. Esatto, fa uno, fa tic, poi fa 40 tic, poi fa 1, 2, 3, 4, 5, ne fa ancora fino a 40, poi fa uno, poi ne fa due, poi ne fa ancora 40, poi riprende il conto. Secondo quale logica? Non lo so. Un caleidoscopio di sangue scritto negli orologi, una preghiera che si... mangia il tempo connettendo lo cielo con 40 ingranaggi e un occhio umano aperto in tutte le direzioni. Un ingranaggio che... una scatola di ingranaggi che respira. Breathing pod, breathing ship. Tutte le cose che ha detto prima, ma che respira. Dio respira, il sangue respira, gli holy stakes respirano, gli occhi umani respirano, che impressione. Il tempo respira. La preghiera respira, il cielo respira. Aspetta, e non mi c'è. Aspetta a cliccare. Come ce l'ha? Dove è retro? C'è la musica. Non sottienimi. Non importa cosa mi guarda, la mia mente è un po' iperattiva ultimamente, quindi dovevo portare... Ah, dovevo buttare giù le cose sulla penna. Già, sulla carta. Ah. Questa è una penna che è caduta dal tuo zaino ieri, quindi l'ho presa, l'ho portata a casa per tenerla sicura e io... Mi piace molto il modo in cui scrive. Quindi ho scritto questo poema con quella. Ah, gli piaceva come scriveva la Biro e quindi ho scritto la poesia. Normale. E adesso che tu la stai toccando... Simo, hai visto che faccia ha fatto quando ha riso? Sì, ho capito, Cristo. Ma vedi che cosa ha fatto? Cosa appena... Possiamo fare in modo che questa conversazione mai accaduta? Vuoi tenerti la poesia comunque? Ma da dentro! Oh Gesù, no! Ma il fatto è questo, è che vedi che ogni volta sembra che non le vogliono dire quelle cose e poi alla fin fine le dicono. No, ma te l'ho detto, Simo, la cosa che mi ha inquietato, che sei stato quella specie di sorriso. Ciao Monica! Questo è un poema. Questa è una poesia bellissima. Devo rimetterti a posto? Oh, è un puzzle. Tanta. Io credo tu del solo che cane. Ma è così bella, cioè guardavo ancora un po'. Ho cliccato io. Ehi! Quella signori! Poi Monica. No, è signori. E c'è un po' di sangue. Scusa, ma. ho battato tutto. È tutto vattato, sì. Ho vattato così. Ok, ragazzi. È la freccia! Tu lo senti? Il sangue scorre, senti. Ma che sangue, è bruttissimo, Dio mio! Che schifo. No, mi fa impressione.
Ok, everyone. Non ho la freccia! La mia freccia è signori! Ma cosa ti ho detto? Te l'ho detto? Non l'avevi notato! Abbiamo finito di leggere le poesie, anche il schifo! Vai, vai via, vai via! Cosa? Il festival! No, che... Avrei qualcosa a che fare col fest, vai via! Ma tu non ti hai fatto... Non è che possiamo fare qualcosa così bello in così pochi giorni? Va bene... Yuri? Amici? Ma non è tu, Satana! Lola, voglio vedere. Ok, ho cliccato e basta, bastava cliccare. Salva Simo, salva, non voglio rivedere quella brutta cosa, salva! Ce n'è l'ultimo minuto, non preoccuparti però, che tantissimo, Monica. Lo faremo semplice, ok? Guarda. So che tutti sono stati un po' più attivi, vivaci da quando Kirk è qui. Quindi faremo delle attività di clan. Ma niente, va bene. Andiamo. Siamo, abbiamo solo 4 membri e il festival è una buona chance. Possibilità per trovarne altri. Cosa c'è di bello? Ne abbiamo già abbastanza per essere considerato un club ufficiale. In più renderà tutto più rumoroso, difficile da gestire. Nazuki, non penso che lo stia guardando nel lato giusto. Come se condividere la passione con le altre persone, ispirarle, ok, va bene, il club direttore è un posto dove puoi essere su se stessi, va bene. Poi diventate incapace di fare il cupcake, a quanto pare, se ti ricordi. So che no, non l'ho ancora tirato in ballo la questione. Davvero? So che tutti lo vogliamo, va bene. Giusto, Kirito? Andiamo! Vuoi prendere vantaggio Kirito? Solo perché è incapace di dire di no le cose, guarda Monica. Perché è finita la musica? No, perché stava parlando Nazuki. Che non vuol dire niente. E penso che sia qualcosa di importante che gli voglia dire. Pensi davvero che tutti noi siamo entrati nel club con altre persone in mente? Come? Io non avevo mai parlato finché Kirito non è entrato. Come me è meglio per me è meglio qui di quanto sia a casa mia. Kirito non si interessa alla letteratura in primo luogo e questo è tutto. Scusa, ma l'unica persona in cui è interessata a trovare nuovi membri. Sei tu l'unica persona interessata a trovare altri membri. Arresti i membri così. So che se la presidentessa è tutto, ma dovresti considerare le tue opinioni per una volta. E Monica è chiaramente. Cioè. Sorpresa dalle parole di Nazuki. Non è vero. Sono sicuri che Yuri e Kirito vogliono ottenere altri membri, giusto? Non so riguardo a Yuri, ma sono indifferente. Ma non vuol dire che noi siamo contro che entrino nuovi membri o altro del genere, Kirito. Perché sei andato in questo club? Che cosa stavi pensando sperando di ottenere? Beh, non è qualcosa con voi in cui posso essere veramente onesto, non è così. Infatti, se mi ricordo, non ti era stata neanche data una possibilità di non entrarne a far parte. Monica si siede e guarda la cattedra. Qual è lo scopo di tutto questo comunque? Cosa se iniziare il club è stato un errore? Adesso l'hai combinata grossa, Nazuki. Cosa? Io? Ho solo parlato con la mia testa? Cioè, quello che... Ho solo detto ciò che pensavo. Esatto. È un crimine essere onesti. Non essere onesti è la scelta delle parole. Inoltre, non hai il diritto di sparlare per tutti gli altri nel club in questo modo. Non capisci? Io volevo solo... Volevo solo un posto dove sentirmi felice e uscire con un paio dei miei amici. È un problema se il club significa questo per me. Non ci sono molti altri posti come questo per me. Adesso Monica vuole portarmelo via. Non te lo sta portando via, no Kirito. Non è la stessa cosa. Non sarebbe lo stesso con la direzione che vuole prendere. Se avessi voluto quello, allora avrei potuto solo entrare a far parte di qualsiasi altro stupido club. Ma questo qua... Non gira la testa così velocemente dopo l'ultima volta, Nazuki. Ma questo qua... intendo. Almeno per un po' di tempo, le cose erano belle. Nazuki inizia a sistemare le sue cose. Vado a casa. Sembra che io non appartenga a questo luogo adesso. Nazuki ignora Yuri e cammina dritto fuori dalla classe. Questo è male. Non so cosa fare. Beh,
Hai un'opinione sul festival? Non lo so. Sono indifferente, penso. Chi se ne frega di quella... No, mi è venuto male. Chi se ne frega di quella... Obnoxious? È tipo di quell'ignorante, di quella stupida. Ah, no, l'hai detto veramente. Intendo, mi piace come è tranquillo il club adesso. Rola, sai che adesso premerò e ci sarà un'altra cosa, vero? Adesso forse me l'aspetto, no, però prima non me l'aspettavo. Sono solo sicuro, sono solo contento come stanno le cose qui. Ma ancora, sono vicepresidente. E non è giusto per me ignorare le mie responsabilità così. Nessuno vorrebbe... Nessuno piangerebbe se si uccidesse! Sì, Yuri? Simon, un secondino, un secondino. Non Claudio, stay away. Ecco. Ok, vai. Ah no, ok, ho perso un pezzo. Esatto. Dovrei fare il meglio per considerare la prospettiva di tutti e fare la giusta decisione e prendere la giusta decisione per il clan. Ma che ne pensi tu, Kirito? Sì. Vuoi andare via da questo clan? Cosa ha detto voi? Vuoi andare via da questo clan? Sì, per favore. Io ripeto la stessa domanda di Monica. Ho deciso di dare una risposta in diretta. Ah, decido che dare una risposta in diretta è meglio che niente. Penso che la cosa più importante è per fare in modo che tutti siano coesi. Io. E per il club provvedere a qualcosa che non puoi ottenere da nessun'altra parte. Non penso che sia che riguardi quanti membri o la qualità, ma più che altro la qualità di ogni membro. E questo perché il club di letteratura è finito col diventare un posto speciale. Capisco. Concordo con te. L'occhio! Ha smesso. L'ha fatto due volte. Tre, no? Quattro. Sta continuando. Okay, alzo. Ogni membro contribuisce alla sua... la sua qualità in modo speciale. Con ogni scambio... in ogni membro l'identità del club come intero cambierebbe. Non penso che sia necessariamente una cosa cattiva uscire dalla tua zona di comfort una volta ogni tanto. Yuri stai ancora sanguinando gli occhi. E quindi... Se vuoi aiutare Monica per il festival, allora anch'io sono dalla tua parte. Ok, va bene. Magari possiamo parlare a Zucchi domani. Yuri annuisce. Ehi, Yuri! Sanguinando? so che le cose sono state un po' strane ieri, ma volevo solo dirti che sei una fantastica vicepresidente e inoltre una meravigliosa amica. Monica, voglio fare tutto quello che posso per rendere questo club nel migliore dei modi, ok? Anch'io. Sì. Andiamo tutti a casa però. Sì, andiamo a casa. Andiamo a casa, parliamo del festival. Andiamo a casa tranquillo, da cui nessuno venga al torcicollo, gli seguirono gli occhi. Ok. O faccia... Non vedo l'ora. Andiamo, Kirito. Non prendere nel modo sbagliato, ma... volevo parlare un pochino con Kirito prima che se ne andassi. Solo per sapere quello che... cosa ne pensavo di questo tempo qui e... è importante per me come presidente. Io sono un po' preoccupata, ma non protesto. Ok. Credo nel tuo giudizio, Monica. In questo caso, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Monica va via, mentre Yuri esce dalla classe. Fio! Le cose sono state un po' etiche ultimamente, non è così? Kirito, volevo solo fare in modo che... ah, che tu ti stia divertendo? Perché ti sta oscurando tutto? In questo club mi farebbe davvero dispiacere se tu non fossi felice essendo responsabile per quello come presidente. Cazzo! No, e mi interessa riguardo a te, lo sai? Non mi piace vedere che le altre ragazze ti diano, cioè che ti diano fastidio come quando Nazuki è cattiva e tutto il resto. Un attimo. No, è vero. Tranquillo. E Yuri è un po', lo sai, perché a volte sembra che io e te siamo le uniche persone vere qui. Sai cosa intendo? Lei e noi giocatori. Ma è strano perché tutte le volte che sei stato qui abbiamo avuto
difficilmente abbiamo avuto tempo da passare insieme. Intendo, tecnicamente sono stato solo per un paio di giorni, ma scusa, non intendevo di dire niente di strano. Ci sono alcune cose che stavo sperando di parlare con te, cose che solo tu potresti capire, e quindi è perché... Aspetta, non ancora... No! Caso, caso. Questo è stato... Strano? Strano, più che inquietante, solo strano. È che Monica sta parlando con noi. E certo. E però il gioco l'ha chiccata. Grazie, gioco! Il gioco l'ha chiccata. Il gioco! Allora... Ebbene, siamo andati sì, ormai siamo lì. Cioè, il gioco ci sta sbattendo sullo Yuri Root, però noi stiamo andando su Natsuki. Vogliamo vedere, magari ci sbatte ancora di là, così capiamo. Kiss. E voi guardate se c'è qualcosa. Jumpy. Sing. Quella era... Monica aveva... No, era Sayori, non c'aveva le cosine, era Monica. Non era Sayori, era Monica. Sei sicuro? Perché il gioco la sta eliminando, lei sta cercando di farsi notare. Il gioco la sta eliminando? Cioè, il gioco la sta chiccando malamente, però lei c'è, vuole farsi vedere. Sugar. Per cosa ho cliccato? Sing, ho cliccato la canzone, lei piace piano. Sì. Cioè, vuol dire che è a caso, completamente a caso, e si becca musica? No. E allora perché lei fa gioco? Parla, amico, qual è il problema? Non parlare, mi scherzavo. Ok, ti parlerò. Letto. Marshmallow. Puppy. Fluffy. Si stanno allungando gli sì, non è che l'avevi visto. No. Summer. Doki Doki. Bun. E cliccate due insieme. Come hai fatto? Family. Troppo veloce. Joy. Ciao Monica. Sì, no, Monica. Monica. Sai, non esiste più. Vanilla. Play. Quanto devo continuare? Grazie. Ma dentro. Ciao. 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 L'espressione è quella. Ciao. Aspetta che salvo Yuri, perché se esci fuori così mi spaventi. Ti stavo aspettando. Io no, vai no, via. Okay. Sei felice di continuare a leggere? No. No, ho portato il mio tè migliore oggi. Monica, ti ho detto di non... tardi ancora? Inconsiderata come sempre, Nazuki. Scusami. Devi sempre interrompere la mia conversazione con le tue urla incessanti? Che cosa stai parlando? Lo dici come se lo facessi su una... di base o qualcosa di questo tipo. Non stavo prestando attenzione, ok? Mi spiace. Seriamente, che cosa ti è successo ultimamente? Guarda. Ci ho pensato un po' ieri e ero più ostile di quanto volessi essere. Mi sentivo veramente minacciato con quelli di questo tipo, ma so che è qualcosa che stiamo facendo assieme e un altro membro non farebbe male. Finché sono fighi, cioè... E penso che un'altra ragazza sarebbe bello, avere un'altra ragazza sarebbe bello questa volta, quindi... Nazuki... Non frega nessuno! Perché non vai a cercare per qualche moneta sotto la macchina di... Che cattiveria! Che cattiveria! Wow. Vai in history. Vai in history. E piange. E vaffanculo, a te cosa ti verrebbe da dire? Oh man! L'ha detto davvero? Kazuo! Kazuo! Sono l'ultima! Sono ancora l'ultima! Ti stavi sentendo con piano? Sì! Sì! Aveva molta determinazione. Magari non determinazione, ma passione. Non sei felice che l'ho già fatto interessare alla letteratura, Monica? E io no. Penso che ero solo... Sai, una cosa non importa. Non importa davvero. Potete fare quello che avete voglia. Sì! Che faccia hai fatto? E grazie per... grazie per capire, Monica. Yandere, Rona, cosa avevi detto tu? In verità ho una richiesta. Mi piace se faccio del tè? No, per niente. Col sangue degli altri!
c'è una cosa che che ponendo la mia lettura ancora io non ho tassi di te. No, no, no. Okay. Posso avere l'accumulatore? Va bene. Potrei camminare con te? No, no, va bene. Stai qui. Ok, non ci vorrà molto. Puntini. 10 minuti sono passati. Yuri ha detto che non ci sarebbe voluto tanto. Qualcosa sta tenendo? Sono... No, no! Mi annoia aspettare, quindi ci devo andare a guardare per lei. Perché ho fattato il suono? È perché la musica è quella del perché club. La del club. Quindi chiudo le porte. Quindi chiudo la porta. Geniale! Geniale! Forse semplicemente stiamo morendo. No, è bella così come vediamo detto un lui. Po'. Carina! Il posto più logico per Yuri è la fontana d'acqua più vicina. Quindi inizio a scendere le... Dios. Ah no, andare per... Chi è? Ah, chi è? Ah, chi è? Ecco qua, quel rumore, sta venendo dietro il corridoio. Dall'angolo, dietro l'angolo. Ah sì, dietro l'angolo. Sembra che qualcuno stia respirando. Stia godendo, più che altro. È come se qualcuno stia risucchiando l'aria attraverso i suoi denti. Ah, tipo... Sono in... Stanno... Sono in... No. Stanno soffrendo, raggiungo l'angolo e do un sbircio. Yuri? No, non la... Sta ripetendo il dialogo. Sta ripetendo. Sta tornando indietro. Sono tornata. Grazie per aver aspettato pazientemente. Ah, ok, ho capito. Si stava tagliando e sì. E quindi? No, per giudicare i dialoghi. Balza basso! Kira Queen! Dai San no Bakudan! Balza basso! Kira Queen! Dai San no Bakudan! Balza basso! Ma scusa, ma le maniche non si sporcano di sangue? Penso che siamo proprio tornati indietro nel tempo, quindi non è mai successo questa cosa. E comunque te lo ripeto, sia delle guards. Ma è tornata con te, ha detto, quindi... Sì, ma è come se noi non ci fossimo mai mossi, perché lei, esatto, ha detto... Lei ha detto grazie per aver aspettato pazientemente qui. Ah, ok. Vabbè, ma lei comunque si è tagliata e lei comunque le ferite ce le ha. Ma magari c'ha... Magari... O c'ha una seconda maglia, tipo una carottiera lunga, non lo so, c'ha le guards, ci può essere tante robe. Si è tagliato il braccio, deve colare. Cosa, scusate, ha deciso che volevo esprimere, esprimere un po' di più. Puoi guardare se sopra il dialogo c'è o è proprio tornato indietro nel tempo? Non c'è, l'ho proprio tolto. È vero. L'ha tolto. Ah no, 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 no. Ah, scusa per aver capito. Ah, sono tornata, sì, da qua. Qua dovrebbe essere, invece no. L'ha levato. La tua postura è giusta, sempre chinata, sì. Leggere, è sì! È il dialogo dell'altra volta. Ho una terribile postura da lezione. Sì, non è per la tette, giganti. No. Giusto abbastanza. Sembra giusto. Ho un déjà. Ah, ho anche del cioccolato. Mi salvare prima di morire? Non è Crash che non è detto. To save before to die. Non è detto. Sì, come no? Ma in questo caso... Qua dicendo, sembra... Non ti prego, non scagliarmi le dita. Prendo un altro cioccolato, metto in bocca, un altro cioccolato, lo metto a Yuri, guarda lì, apre le sue labbra, eccolo. Metto il cioccolato, ok. Cosa cazzo stai facendo? Dai, hai appena guarda me, come si... Kirito, scusa, non vedo tu. Sì, c'hai di... Io inizio a respirare pesantemente, io non posso, Kirito... Yuri mi afferra per il braccio, mi strattona ai miei piedi, la mia tazza di tè in terra, Kirito, il mio cuore, non smetto di battere, non mi voglio calmare, non posso concentrarmi su niente, puoi sentirlo Kirito, no, mi fa mettere la mano sul suo petto. Se non ci fosse questa musica sarebbe bellissimo. Perché mi sta succedendo a me? Sembra che io stia... sarebbe il suo cuore, sarebbe il suo battito. C'è un'espressione... Non posso fare smettere di fare... Ok, mi è andata meglio. Non mi fa... Mi fa... Cioè mi fa passare la voglia di leggere. Voglio solo guardare a te. Guardate. Che schifo! Cosa che schifo? Non vedi gli occhi? Sì. Oh, Gesù Cristo! Non dovremmo avvicinarci così, sapete che c'è il jumpscare adesso, vero? C'è una luce un po' contro... Vai via, basta dire A!
Grazie Monica. Grazie. Stavolta ti ho salvato. Grazie. Questa volta ti ho odiato. Questa volta ti ho salvato. Giuro che non ti do più della scusa se ti abbiamo odiato a morte. Scusa. Scusa. È tempo di condividere i poemi. Grazie, grazie. No, grazie un cazzo. Io devo leggere quello di Yuri. Grazie, che ci prego. Ma l'ultima volta è finita male. Mi salvami. Non può finire peggio di quella. Preferisco che si tocci nel collo quattro volte attorno. Devo vedere quale piace. Questo qua mi piace. Meno male. Va bene, sì, va bene. È circa come quello di ieri, non posso. Posso capire quando ti piace leggere, scrivere, ma va bene. Anche se non stai passando. Ma scusa, ma tu non è scappata via piangendo? È scappata via, magari è andata a sedersi. Non ha detto che era scappata. Anche se non stai. Ma io ti giuro che io ho scritto un poema per te. Io pensavo che potessi passare del tempo con te. Non è che io voglio passarlo con lui, non voglio passare con lui, salvo, ti prego. Ma finisco perché non è peggio. Ma è bello avere attività in cui tutti partecipano, quindi continuiamo a lavorare sopra. Aspetterà la scena in cui Yuri verrà a casa nostra. Lo so, finché non lo scopriamo. No. Quindi no, almeno leggi almeno. Yuri. Ma solo per essere chiari, questo poesia vuol dire molto per me. Leggila attentamente. È comprensibile, comprensibile. Sì. Non è una poesia. Non farle sapere. Non so cosa... Non so con chi altro parlarne, ma c'è qualcosa che sono stato preoccupato. Yuri si sta agendo in modo strano ultimamente. È stata sei qui da un paio di giorni, quindi non potresti aver notato quello che intendo dire, ma non è normalmente così. È sempre stata silenziosa, gentile e cose di questo tipo. Ok, questo è veramente imbarazzante, ma mi sto sforzando di lasciarmelo passare. La verità è che sono veramente preoccupato per lei. Ma se provassi a parlarle... Ah, ma se provo a parlare si arrabbierà ancora una volta con me. Non so cosa fare, penso che tu sia l'unica persona a cui ascolterà. Non so perché, ma per favore fa qualcosa. Magari puoi convincerla a parlare al suo terapista. A consultare un terapista. Okay. Ho sempre voluto provare a essere amico con Yuri e mi fa male vedere che questo sta succedendo. So che mi odierò per ammettere una cosa di questo tipo, ma adesso non mi interessa. Mi sento così inutile. Quindi per favore, se vuoi fare qualcosa per aiutare, non voglio... Helpless senza aiuto, cioè... Sì, inutile. No, inutile. I just feel so helpless. Ma useless è inutile. No. Helpless vuol dire che... È che lei inutile. Non riesce a dare aiuto. Ah. Lei non riesce a aiutarlo, quindi si sente lei inutile di aiutare. Non sono quelli particolari, ma... Non voglio che nessuno niente di brutto succeda a lei. Farò i cupcake se devo, ma per favore fai qualcosa. Per Monica, non so perché, ma è stato veramente... Dismissivo. Gliene frega, non gliene frega un cazzo. No, l'avevamo già tradotto. Lo so. Sprezzante. Ah, già, è vero. Aspetta, it's like she... È come se volesse che la ignorassimo. Sono arrabbiata a lei adesso e perché... è perché sto scrivendo questo con te. Non farle sapere che ho scritto questo. Fai in modo che ti ho dato un poema, una poesia davvero buona, ok? Conto su di te, grazie per leggere. Sì? Cambiato idea, hai cambiato anche faccia. Non ce l'ha più la faccia. Ignora tutto quello che ho appena letto. Non c'è scopo nel provare a fare niente. È colpa di Yuri che è così in... Cioè non piace a nessuno. È colpa di Yuri se non piace a nessuno. Puoi sentirmi, Kirito? Se passassi solo più tempo con Monica, tutti questi problemi andrebbero via. Yuri e io siamo troppo incasinati per qualcuno così magnifico come te. Pensa solo a Monica da adesso in poi. Solo Monica! Ok, forse ho sbagliato, Yuri non è il problema qui dentro, ma forse avevo ragione a dare della puttana a Monica, esatto. E io quindi non clicco Just Monica, perché, per favore, non fammi cliccare su Monica. Dobbiamo farlo. Solo Monica! Solo Monica. Ok, perfetto. No, perfetto, cazzo. What? Ma... Solo Monica! Con chi dovrei condividere il mio poema? Yuri! Ma Yuri, cara Yuri, ammazzami! Fai finire le mie sofferenze, tu le fai quando sei. Finalmente!
Un cazzo. Yuri solleva il mio poema e... Fa un sospiro. Ah no! Ce lo metti in faccia! Così no! Quanti problemi! Lo amo! Amo tutto di te! No, amo tutto di questo, Kirito! Voglio portarlo a casa, me lo lasci tenere, per favore? Sicuro, non mi interessa! Sì, che bello! Sei troppo gentile con me, Kirito! Non ho incontrato nessuno così gentile come te, potrei morire! Non veramente, no! Non so come descriverlo! È ok sentirsi in questo modo? No, che non è ok! Cosa ha fatto? Niente. Abbiamo la registrazione. Non è male, non è male, giusto? Yuri, c'è il mio poema al suo petto. Porterò a casa, me lo terrò nella mia stanza. Spero che ti fa sentire bene che io lo tenga con me. E me ne prenderò molta cura. Mi tocco mentre lo leggo ancora e ancora. Ma mi toccherò mentre lo leggerò ancora. L'ha detto davvero, io l'avevo... Mi do dei tagli da carta sulla pelle. Olià. Mi darò dei tagli con la carta, okay. Quindi così dato l'olio che, tua pelle entrerà nel flusso sanguigno. Cioè, dato che noi abbiamo scritto da noi, quindi... Lei si taglia con il mio poema. Quindi... La nostra... non fallo, Yuri! Guarda la faccia, l'hai vista! Sì! Puoi avere... Niente. Comunque, il fatto che si toccasse, pensavo... dovessimo intuirlo, noi invece l'ha proprio detto. Ma sai cos'è una cosa bella? È che secondo me... Cioè, no, questo qua l'avete già capito anche voi, secondo me. Però il capitano ovvio... Però lo dico. Kirito non legge quello scritto in nero, lo leggiamo solo noi. Beh, sì, ovvio. Questo perché lui non lo capisce. Dopo che l'hai detto... So perché che vorrei, se Kirito lo leggesse tipo ciao Nigel, io gli ho detto inoltre, e questa cosa mi spaventa tantissimo, inoltre una volta che l'avrei letto so che vorrei tenerlo, ecco, non posso aspettare. Sbrigati, leggilo. Quella è urina e questo è sangue. Comunque è la musica di prima ma stra distorta, senti ta-dan, ta-dan. Posso tenerlo? Ma si riesce a leggere? No, non sono parole. Per me sono lettere sovrapposte, sono parole sovrapposte. Cazzo! Ti piace? No, ho scritto per te. Ok, in caso questo poema riguarda hai capito? L'importante? L'ho impregnato con il mio odore, quindi si era urina. Non sono la persona più migliore in questo club. Considerevole in questo club. Cioè, comunque da 5 tanti. Io andrò a vomitare. Cioè, chi è peggio, Monica o Yuri adesso? Non lo so. Cioè, l'unica sana sembra Natsuki per adesso. Se invece loro sono sane e Monica fa qualcosa che non va alle altre due, dobbiamo farlo. No. Dobbiamo farlo. No, mi rifiuto. Mi prendo il cestino di rosso e mi ci infilo dentro. La fa il culo. Kirito, penso che tu abbia visto qualcosa prima che non dovevi vedere. Ma va? Ma no, dici? C'è una che si tagliava. Non volevo dirtelo, ma non penso di avere una scelta. Sta diventando pericoloso, può essere costante un po' Yuri, non so il perché, ma sembra parecchio eccitabile quando è intorno a te, quindi non dovrebbe essere un problema di per sé, ma quando Yuri si eccita troppo si trova un posto. Questo lo sapeva. Questo qua gliel'ha detto in faccia a lui, a Kirito. Non sì, è un po'... Pazza? No, non è un po' tutto sbagliato. Ma va? No, è tutto normale. Ne porta uno diverso a scuola per ogni giorno, come se avesse una collezione o qualcosa di questo tipo. Ce l'ha la collezione. Intendo, non è definitivamente perché è depresso o cose di questo tipo. Perché gli piace. Le piace. È solo che pensa. È solo che pensa che ci sia qualcosa, un sentimento elevato da questo. Elevato, vorrei guardare. Potrebbe essere anche una cosa sessuale, ma il punto è che la stai destabilizzando, ok? È colpa mia. Non sto dicendo che è colpa tua, però ti ho preventato palesemente, ma penso... Puttana.
È perché io devo spiegarlo a te. Questo è perché io devo spiegarlo a te. Quindi tieni a distanza e sarà meglio per lei. E, vedi, già che ci sei, perché non essere timido e passa un po' più di tempo con me. Cioè, stai con me. È un altro che è meglio. Beh, stando la leggera. E non Nazzu che è condizionata a Monica, prima diceva stai con Monica, solo con Monica. Solo con Monica, Monica, solo Monica! Quindi Nazzu che non è. Non è una scelta. Non è una. Per farla leggera, per metterla leggera, io almeno ho le cose. Cioè, sono sana di mente. E so come trattare i membri del club. Comunque. Perché penso che non ci sia a preoccuparsi sul tuo poema. Yuri. Ah, doveva almeno la cortesia di. Farmelo leggere prima. Forse era meglio se non prima da lei. No. Almeno fidati Monica, non volevo. Beh, non fa niente. Se la rende felice non la fermerò. Per me, ok, ci hai lavorato tanto, spero che sia efficace. È bellissimo Monica, giuro, no, veramente, un capolavoro. Ragazzi, mi ha davvero sorpreso. Beh, penso di aver un po' sbagliato a scrivere questo poema, Stavo solo provando a... Non importa. Andiamo avanti. Ok, grazie per... A che cosa? No! Andiamo avanti. No! No! Questo è Yuri. Oggi ho tagliato la mia pelle per la prima volta e è stato esilarante. How? Perché? How I feels. Cos'è? Non lo sapremo mai. Penso di essere quella responsabile. Non penso che lo farò ancora. Ah, penso di essere una persona responsabile, quindi non penso che lo farò ancora, a meno che non decida di uccidermi. Ho lasciato un memento. Sì, un memento, no, si traduce. Lascio un testamento, tipo. Ma non si traduce nemmeno. Sì, ma nel senso lascia questa nota in caso succedano, così gli altri sanno cosa. Quindi si è ucciso. Ed è sporco di sangue. Bene, abbiamo provato a far passare qualcosa su Photoshop, ma non c'è scritto. Non uccide! Vado retro, Satana! Ciao Monica! Ok, everyone. Hi! Hi everyone, get it! Dobbiamo prepararci per il festival. Yuri non viene da noi, vero? Vero che Yuri non viene da noi. L'aria stagnante, è un presagio di qualcosa che terribile sta per accadere. Concordo con Natsuki. Cosa sei con Natsuki? Non solo il tuo lavoro è più adatto per una sola persona, ma il mio lavoro è più laborioso e beneficerebbe di un altro paio di mani. Anche il mio. Cosi i tuoi cupcakes, per favore. Come se lo fu... Come se lo volessi fottutamente sapere. Tutto quello che ti importa è portare Kirito di qua e di là con i tuoi stupidi libri. Sono diventati più offensivi che hanno di tu e Monica! Ehi! Non ho fatto niente, seriamente, no. Non ho fatto niente! No, dai, cioè, quando mai ti ho parlato? Just Monica! Sì, ho capito, ma quando gli ho parlato io... Adesso? No, adesso. Ok, perché non lasciamo che Kirito decida? Non sto abusando il mio potere. Sì, lo stai facendo, Monica. Facciamo in modo che ti dite facciamo. Ok, facciamo. Io ho paura di come tu abuserai del tuo potere ora, Monica. Cazzo. Ragazzi. Kirito, so quanto tu sia... non ne posso più di questi due. Possiamo solo... Nazuki. Chiudi la tua bocca e lascialo decidere. Tu chiudi la tua bocca. Tu sei una bocca. C'è Jesus Cristo. Proprio di Jesus, proprio Jesus Christ. Tipo, Dio santo! Non finirà mai, fai la sua scelta, ok? Natsuki. Si sta... No. Scusa? Ti fa andare solo su Monica! Ce la puoi fare, no. Ce la puoi fare. No! Clicca! No! Non ti... Ti ricordo che Natsuki ti... Chi hai premuto? No. Penso che sceglierò Monica! Ho sta sensazione! Ma io direi Monica, voi che dici? Ciao, sedie che passano! Ma io, aspettate, consultiamo! Sì, hai scelto me! Vai, non me lo sarei mai aspettato! E possiamo stati costretti, no? No!
Ma che ma non sta usando il suo potere. No, ma dove? Ci incontriamo al tuo casa questo weekend. Prometto che sarà divertente. No, non lo sarà. Va bene domenica per te? Fai totalmente scherzando. Non è giusto. È giusto. No, ma che non è giusto. È quello che ha scelto. No, non è giusto. Tipo, lasci solo il lavoro e prendi credito per te stesso. Che cosa orribile da fare. Ieri non ti ho dato nemmeno nessun lavoro. Hai scelto tu. Sei un po' irragionevole qui. What? Io sono irragionevole. Gli occhi parte, schizza, ammazza qualcuno. Monica, non posso. Non posso credere come. Come ti stia. Che delusione e come ti stia dando dei riconoscimenti. Tirando via Kirito da me ogni singola volta che non sei sbrocca, incluso in qualcosa. Prendi il coltello adesso. Sei sbrocca, gelosa? Sbrocca. Pazza? Sbrocca. O magari ti odia a tal punto. Ah, che lo metti, lo metti sulle altre persone. Cioè ti odia a tal punto da praticamente accusare le altre persone. Ecco un consiglio. Hai mai pensato di ucciderti? Togliete il coltello a quella donna. Farebbe bene la tua salute mentale. Iori, mi stai spaventando un po'. Un po'? Anche okay. Andiamo. Non penso che ci voglia intorno per adesso. Sì, vedi? Non era così difficile. Tutto quello che volevo era passare del tempo con lui. È così difficile? È troppo da chiedere? Yuno sposta di lei è peggio. Quanto lasciarmi qua? Fuck! Yuri segue Monica e Natsuki alla porta. Ehi, Kirito! È davvero qualcosa, non è così? Yuri è davvero qualcosa? Sì, nel senso che è una persona molto interessante. Eh? Monica ridacchia mentre Yuri la spinge fuori dalla porta. Sta ridendo. Finalmente. Finalmente. Tutto, questo è tutto quello. È la musica di Sayori. Quella triste che non hai sentito tu perché non c'aveva lo sdoppiatore. Non c'era bisogno di passare. Non c'è bisogno di passare il weekend con Monica. Sei costretto a passare il coso con lei. No, non c'è bisogno di. Di passare il weekend con Monica. No, no, no. Non ascoltarla. Vieni a casa mia. No, a casa tua. Un giorno no. Solo noi due. No. Sembra fantastico. No. c'è qualcosa di molto sbagliato con me. Non è così. Ma sai cosa? Non mi importa più. Non mi sono mai sentita. Non mi sono sentita così bene nella mia vita. Non mi sono mai sentita così bene per tutta la mia vita. Essere con te è il piacere più grande che io potessi mai immaginare. Mi sono. No, sono letteralmente dipendente da te, sì. Sembra che io morirò se non respirerò la stessa aria, la tua stessa aria. Non è bello avere qualcuno che si interessa così tanto a te, eh? Così non sembra anche carina, però che fa girare la sua intera vita attorno a te, ma si sente così bene, perché allora più e più. Ah, sembra che qualcosa di. Ah, sembra che. Sembra più che qualcosa di terribile accadrà. Oh, grazie, stai così, ti prego. Magari è questo perché ho provato a fermarmi all'inizio. Ma il sentimento è troppo forte adesso. Non mi importa più, Kirito, devo dirtelo. Sono pazzamente. No! Ma giura? Ogni pollice, ogni goccia del mio sangue. Ogni goccia di sangue in me sta gridando il tuo nome. Non importa delle conseguenze. Non importa se Monica sta ascoltando, per favore, Kirito. Sappi quanto io ti amo. Ti amo così tanto che mi tocco, va bene, ok? Con la pena che ti ho rubato, ma. Grazie! Non si era capito già, Cosa? Vuole aprirci la pelle e strisciare dentro di te. Ti vuole tutto per me? E sarò solo tuo. Sarai. Solo tuo. Non sono perfetto, no! Dimmi, Kirito. No! No, no! Allora, no, ci uccide. Sì. O si uccide. Sì, non finisce bene comunque. Lo finisce sì, bene. Ma no, c'è la mia vita. Ma per me, qualcuno ci lascia le pene in entrambi i casi. Allora, no. Ma come fai a dire di sì? No, ma come fai a dire di no? Rola, lei c'ha un coltello qua. Qua! Io posso ammazzare io, lei ammazza me. Qual è la probabilità che succeda che lei ammazza me? Molto di più rispetto a quella che lei si ammazza. Quindi preferisco che adesso tu dica di sì. Magari poi la trovi morta nel corridoio dopo. E se poi Monica la prende male e ci fa il culo?
Lei ci difende. Molto meglio che ci faccia quello Monica che lei. Lei ci difende nel cuore di Yuno. Yandere, come ragionano? Se lo tocchi ti ammazzo. Sì. La vedete sì. Forse la scelta più sbagliata del mondo, però. Ma che? Sarà meglio di no, che dici? Benvenuto al cabinettone. Ok, sai cos'è? Questa qui è la lettera che non abbiamo letto prima. No, benvenuto al cabinettone. Sì. È sempre stato un mio sogno fare qualcosa da speciale delle cose che amo. Adesso che sei un membro del club, puoi aiutarmi a fare diventare vero questo gioco, questo sogno in un gioco carino. Sto dicendo, Simo, Gesù. Che cos'è quella lettera? Cos'è questo? Che cos'è? È la descrizione del gioco su Steve. Ma dai, no, sei serio? Sì. Monica, no, leader of club, super. Sono super. Io. Facciamo così. Yuri, la tigre misteriosa. Sono io. Rispondi. Ci fermiamo qua, così. Fate cheese. Formaggio. Dai.